Sabato Sport. Subito a Torino gli ultimi palpitanti istanti di Croazia Italia alla finale del torneo preolimpico. Massimo Barchesi. Siamo col fiato sospeso, 2 minuti e 33 secondi al termine. Croazia avanti di un punto, 65 Croazia, 64 Italia. Planinic in lunetta con i tiri liberi dopo l'ennesimo ribalzo offensivo catturato. I fischi del palla al Pitur, ne deve sbagliare almeno uno. Planinic. E sbaglia! Se sbagliasse pure il secondo non sarebbe una brutta, non saremmo assolutamente dispiaciuti, caro Attilio Caglio. L'Italia era ripiombata sul meno 6, ma poi tripla di Elbeli e poi canestro in appoggio di Daniel Hackett in entrata. Planinic col secondo tiro libero, stiamo attenti al rimbalzo ragazzi perché ne abbiamo subiti troppi. Sbaglia, sbaglia, 0 su 2 Planinic, rimbalzo dal Gallo, pallone del sorpasso, 2-28. Con calma ragazzi, con calma, gestire questo attacco più importante della partita perché dobbiamo rimettere il muso avanti. Belli da tre lungo, rimbalzo, Gallo lotta, rimbalzo Italia, palla Italia, lotta, lotta come un leone Gallo, palla per l'Italia, ha avuto il coraggio di sparare la tripla Bellinelli, un po' incosciente Attilio. Aveva appena segnato quello primo importante, era in fiducia, ha fatto un ottimo tiro e ha segnato quello primo importante. 2-16, dobbiamo recuperare un punto e abbiamo il pallone in attacco. Che vogliono i croati? Vediamo un po' davanti a noi. Tutti in piedi, ora si abbassano. Bellinelli, lunga la rimessa per Aradori, 2-14 al termine. Vediamo Aradori. Aradori per. Abbiamo perso da Tome per 5 falli nel frattempo, durante il GR. Gallinari, 4 secondi, Gallo devi tirare. Girati, sotto, Belli! Scaccia! 66 a 65 più 1, assist del Gallo, la bima del Dick, Melli, 9, difendiamo, 1.50 al termine, difesa, 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 1.48, Simon, attenzione a Simon, c'è Gallo, fallo, cosa fai? Cosa? Ma c'era, quinto fallo di Gallinari, pure di Gallinari, quinto fallo di Gallinari, vediamo un po', è quinto fallo di Gallo. Vediamo un po' se è così, sì, quinto fallo di Gallinari che aveva subito una manata da Simon mentre Simon si era liberato. Che situazione disperata, situazione disperata, quinto fallo di Datome, quinto fallo di Gallinari, rientra Gentile, siamo sopra di uno ma c'è Simon in lunetta che solitamente è un gran tiratore a cronometro fermo. Esce applauditissimo Gallinari, 1.42 al termine. Più uno Italia, Macruno, Simone in lunetta. Fai la stessa profezia. Ma è un po' più complicato qua, eh. Concentrati. Io mi concentro. Io posso solo dire che Simone ha 91,2% in campionato, quindi un ottimo, quasi infallibile battitore di liberi. Cruno Simone. Giusto a te. Giusto, è giusto. No, togliamo il quasi, direi. Infallibile, togliamo il quasi. Anche perché 91,2%, insomma, è da infallibile, sì. Vediamo, Simon che si asciuga le mani. 1.42 al termine. Diciamo che un po' di tempo perso così per uno che dei tiri non è una brutta cosa. No, non è. Vediamo, male. vediamo. L'infallibile Simon in lunetta. Sentite un po' ancora il palo al Pitur. Che colonna sonora. E no, l'aveva sbagliato! Col primo ferro che l'ha aiutato, sembrava corto. Sembrava corto. Pari. 1.42, 66 pari. Ancora Cruno Simon, si concentra, preciso, più uno Croazia. Era difficile ipotizzare un errore di Simon che ci è andato anche vicino all'errore. 17 punti per lui, 1.38, più uno Croazia, Bellinelli, vuole fare tutto da sé. Due tiri liberi, mamma mia, che azione folle del Belli. Azione folle però ha voluto con caparbietà andarsi a prendere il fallo, se l'è preso ed è stato premiato in questa azione. Bisogna fare così in questo finale, attaccare a prendere falli. Devo dire che è stato fatto un errore della Croazia che poteva fare fallo prima, non era ancora il bonus. No, il terzo infatti. Però invece ha lasciato andare fino in fondo e lui è stato tenace a prendersi questo importante fallo. Bellinelli in lunetta, 1.29 al termine. Croazia 67, Italia 66. Sì, col primo ferro, questa volta l'aiuto è arrivato al Belli.
15 punti per Belinelli, pari a quota 67 secondi. Secondo tiro libero per Marco Belinelli, che si concentra. Quattro palleggi. Sì, più uno Italia. 16 punti di Marco Belinelli. Difendiamo, difendiamo. 1-24, Vukic, perdete palla croati. Vediamo Bogdanovic, forza Nick, tienilo. Melli su di lui, Bogdanovic attacca, si alza Bogdanovic, questo è un campione, mi alzo e applaudo perché ha fatto un canestro da campione, dobbiamo essere sportivi. La difesa meglio di così non poteva fare, meglio di così non poteva fare. Bogdanovic, 19 punti, primo canestro del secondo tempo di Bogdanovic, più uno Croazia, ultimo minuto che sta per arrivare. Belinelli, Belinelli attacca, Beli. Arresto e tiro da due, corto, no, corto, rimbalzo di Bogdanovic. Ora l'attacco è tutto affidato a Belinelli. 50 secondi. Bogdanovic. Aradori su di lui. L'Italia in bonus, attenzione al fallo. La Croazia invece ha tre falli di squadra. Ora gioca col cronometro Bogdanovic che attacca l'area, appoggia, sbaglia per fortuna. Rimbalzo. Come ha battuto col primo passo Aradori. È andata bene. 30 secondi, 30 secondi. Belinelli attacca Saric. Belinelli vuole il fallo. Nick e altro da pin. Pallone croato. Che sfortuna, che sfortuna, che sfortuna. Il pallone ha danzato sull'anello e non è entrato. E Simon va in lunetta con i tiri liberi. Sì, Simon, insomma. Sperare in un errore. Ci si spera sempre. Vediamo un po'. Sì, sbaglia! Ha danzato intorno all'anello il pallone. Fuori. E comunque Ettore chiamerà timeout, Attilio, che dici? Chiamerà timeout? Beh, insomma, penso di sì. Penso di sì, penso anche all'ultima azione, anche se speriamo che magari non ce ne sia bisogno, che se sbaglia. Certo. Punti ancora lo 0 su 2. E poi 21 secondi. Simon. Segna. Più due Croazia. Ma serve una protezione, serve un miracolo. Simon. Time out Italia, infatti. Si rientra in campo. Comunque da quando hai parlato di tiri liberi, loro sono arrivati al 76, sì, e noi siamo al 93. Ma ancora non basta però. Perché siamo sotto di due, 70-68. Insomma, veramente mezzo miracolo serve, però insomma c'è la possibilità di farlo, ma bisogna attaccare con grande lucidità. Siamo sotto, dobbiamo rincorrere e non dobbiamo sbagliare nulla veramente. Vediamo la rimessa affidata a Belinelli. Chissà che scelta avrà optato Ettore Messina. Si gioca, 20 secondi, la Croazia non fa fallo. Melli, Gentile, lo farà tra poco forse. 15 secondi. 13, non c'è movimento, Belinelli, fallo, eccolo, Rogovic, 10 secondi, non è bonus ancora, non è bonus, 10 secondi, 10 secondi e sono 10, in 10 secondi ci giochiamo Rio, incredibile, 70 Croazia, 68 Italia, rimessa di Alessandro Gentile, ormai abbiamo capito che la palla andrà al Belli. Belli, palleggio dietro la schiena, sotto mano rovesciato, c'è il tap-in, vai dentro, sì, Nick Belli, ancora lui, ancora Nick Belli col tap-in, 70 pari, 5 secondi. Sì, altra azione fatta bene da... Ma mi spieghi il tiro di Belinelli? Cioè, in una situazione del genere, perché ti vai a complicare la vita con quel sottomano rovesciato, con la difesa? Beh, ha dovuto buttarsi dentro, io non discuto, per carità, perché qui la tensione è altissima, siamo 70 pari, ci sono 5 secondi da giocare, la palla è per la Croazia, attenzione. 5 secondi, si gioca, Rokovic, l'uscita è di Bogdanovic. Bogdanovic, c'è Agep, Bogdanovic, è corto, overtime, supplementare con Aradori, oh mamma mia, Aradori da metà campo, col pallone che ha colpito il ferro, tabellone e ferro, stava per entrare. Beh, insomma, dai, è andata benissimo come era messa, è andata benissimo, siamo riusciti a fermarli, siamo riusciti ad andare a supplementare, ricordiamoci che eravamo sotto, avevamo due tiri liberi per andare a più tre, quindi siamo riusciti a
abbiamo rifatto il tapin, cioè, è andata nel modo meglio, Massimo, obiettivamente. Siamo senza Totò e Gallinari, Attilio. Va bene, però siamo in fiducia, perché siamo abbiamo fiducia, superato dai, il momento difficoltoso, quindi guardare con positività. Se dobbiamo andare a Rio, dobbiamo superare tutte le più assurdità del mondo che ci sono state in questa partita. E quindi è giusto così. 70 pari tra Italia e Croazia, si va al supplementare. Si torna in campo per il supplementare. 70 pari, altri 5 minuti di tensione qui al Palalpi Tour. Vediamo, ci vuole tutta la grinta di questo mondo per riuscire a battere una coriacea Croazia. Pallone per i nostri avversari. Si gioca Simon Ukić, occhio che c'è anche Hackett con 4 falli. Vediamo Roko Ukić, pallone per Bogdanovic, pallone sotto per Saric, mismatch con Hackett, questo era fallo su Hackett, che l'ha veramente buttato giù, un colpo da KO. Comunque il canestro è valido di Dario Saric. 72-70, tanto è una partita sempre in salita questa, non c'è niente da fare. Belinelli, 72 Croazia, 70 Italia. Belinelli, tanto l'attacco Italia è tutto affidato al Beli. Vediamo, arresto e tiro da 3 punti, queste sono le giocate da non fare, sbaglia Belinelli, rimbalzo Bogdanovic. Cioè non bisogna essere così prevedibili, Italia, ormai no. Si sa, l'hanno capito tutti, il terminale dell'Italia è Marco Belinelli, bisogna trovare qualche altra scelta. 3.40, Ezonia, pallone ancora per la Croazia, questi maledetti rimbalzi, troppi in attacco, presi dai nostri avversari. Pallone per Simon, che è liberissimo da 3, eccola là, tripla di Simon. Ancora una volta il rimbalzo d'attacco ci ha un po' creato problemi. Rimbalzi d'attacco, stiamo facendo ottime cose difensive, stiamo chiudendo, però i secondi possessi sono già arrivati a 12. 75-70, nuovamente meno 5. Hackett in palleggio, l'Italia ha già fatto un miracolo ad arrivare al supplementare. Aradori da 3 punti, arresto e tiro. Pietro Aradori ci mette una pezza, forse c'era pure fallo. Aradori ha segnato il suo primo canestro della partita. Pensate, questo è un canestro importante, è molto importante. Questo è veramente un grande jolly. Ukić, 75-73, 2.50 al termine. Roko Ukić gira a largo Ezonia, pallone per Dario Saric, su di lui c'è Belinelli, attenzione all'uno contro uno, ecco il fallo di Belinelli, dice di no, forse un'ancata di Belinelli nei confronti di Dario Saric, che va in lunetta con i tiri liberi. Dario Saric a 5 su 6, cronometro fermo stasera, ci accontentiamo di un 1 su 2, Tilio. Fischi contro Dario Saric, che ha giocato una grandissima partita, 16 punti, e figuriamoci se Saric sbaglia. Segna il primo, 76-73, 2 minuti e 42 secondi al termine. Dario Saric, secondo tiro libero, e fa 2 su 2. Belinelli, Hackett, 1.39, siamo sotto di 4. Hackett, ma i falli quando li fischiano? Ti hanno ascoltato Daniel Hackett in lunetta, 1 minuto e 37 secondi. Sbaglia il primo. Daniel non è un gran tiratore, ha cronometro fermo purtroppo. Però è uno che c'ha carattere, quindi i tiri li può mettere anche con grande campione con grande di Grecia con l'Olympiakos. Andata strepitosa quella di Daniel Hackett. Secondo tiro libero, Italia sotto di 4 e segna il secondo. Un tiro pieno di differenza. 74 Italia. Azione importante, Massimo, questa. Sì. Altra azione fondamentale. Ci aggrappiamo veramente con le unghie a questa speranza di andare a Rio. Bogdanovic. È difficile, ma non impossibile. Bogdanovic, dipende da questo attacco soprattutto. Su di lui c'è Melli, Bogdanovic ribalta Ezonia sotto Ukić. Croazia che va al tiro con Bogdanovic, eccola là. Questo è il canestro che ci ammazza. Da 3 punti Bogdanovic. La firma attaccare del campione. Attaccare bene. La firma del campione. Belinelli cerca la replica da 3. Vediamo poi, era da 3 o da 2? No, da 2. Tiri liberi. Non c'è il canestro purtroppo, ma siamo sotto di 6, quello che conta.
con 65 secondi da giocare e con una situazione non disperata, direi di più. Ma questa azione abbiamo difeso bene, sono stati bravi. All'ultimo mancavano un paio di secondi al termine dell'azione. Poi tutti chiusi, dentro, fuori, tutti chiusi, anche con l'uomo vicino. Però un minuto, ci crede poco anche il Palalpitur, a dir la verità. Bellinelli in lunetta con i tiri liberi, segna il primo, 80-75, 1 minuto e 5 secondi. Non è finita, no? Bellinelli, siamo a due tiri, due difese, Sì. Loro devono sbagliare, c'è il presidente Petrucci lì, vediamo anche Perisic, Ivan Perisic, giocatore dell'Inter, croato in parterre. Segna Bellinelli al secondo, 76-80, 18 punti di Bellinelli. Carattilio adesso o mai più? Adesso difesa. La difesa, sì. Entriamo nell'ultimo minuto con 4 punti da recuperare. Bogdanovic che ha ripreso fiducia e ha ripreso a segnare. Su di lui c'è Hackett, scarica per Saric, attenzione Hackett, perde palla, bravo Daniel, via Daniel, pallone per Gentile che va all'appoggio, Gentile sbaglia l'appoggio, poteva mandare a meno 2, Gentile ha sbagliato l'appoggio. 32 secondi, la Croazia va in lunetta e caro Attilio si mette veramente malissimo, ma d'altronde dobbiamo essere onesti. Tra l'altro anche Bellinelli esce per falli, quinto fallo di Bellinelli, insomma adesso veramente dire non ci salva più, se diciamo non ci salva più nessuno, non ci allontaniamo dalla verità. Speriamo che stiano festeggiando troppo presto i croati, speriamo che stiano, che perdano concentrazione, che perdano cosa, speriamo in questo, perché il tempo è poco e bisogna sperare qualcosa di inaspettato. Ecco perché si rifà la Grecia ieri contro la Croazia, ci aspettavamo, ecco, sbaglia Simon il tiro libero, ci aspettavamo la reazione d'orgoglio dei giocatori croati, puntualmente arrivata. Poi l'Italia è stata falsificata. Però aspettiamo ancora, perché magari Simon sbaglia, e infatti sbaglia pure il secondo, 0-2, ma perdiamo palla a rimbalzo, non è possibile, avevamo il pallone, Attilio, abbiamo perso e Gentile non è riuscito a controllarlo e se l'è fatto con Simon che ha fatto 0-2 dalla lunetta. Avevamo preso il rimbalzo perché erano a festeggiare, loro stanno già festeggiando e questo nello sport non si fa, e purtroppo però sono stati fortunati. Bogdanovic in lunetta, 23 secondi dalla fine, temiamo dalla fine del sogno olimpico azzurro. 80-76 con Bogdanovic in lunetta, segna ovviamente Bogdanovic perché insomma parliamo di un campione, Sacramento Kings, Bojan Bogdanovic, Brooklyn Nets, pardon, Sacramento era la franchigia di Bellinelli. Ancora il giocatore di Brooklyn a segno, 2-2, time out di Ettore Messina, ma ormai veramente c'è poco da fare. 82-76 con 23 secondi da giocare, guarda che quintetto Attilio, magari anche un'azione da buono quintetto canestro della disperazione, vediamo un po', Tonut, Bellinelli, Hackett, c'è Gentile, Cousin, abbiamo fuori e per falli da Tome, Gallinari, Bellinelli, Gentile, bisogna tirare, Pietro, Aradori, solo da due, rinuncia al tiro, bisogna tirare, non si tira, Hackett da due punti, segna, 78-82, ma mancano 13 secondi, abbiamo speso troppi secondi, Hackett fa quinto fallo, esce pure lui, gran partita comunque di Daniel Hackett, forse Gentile, forse vediamo Gentile un po' chi l'hanno dato, forse Gentile, sì, è Gentile, fallo, è un albero di Natale il nostro tabellone. 82-78, 12 secondi. Infatti guardiamo un po' chi va in lunetta. Abbiamo perso anche un po' troppo. Sì, troppo tempo. Abbiamo perso un po' troppo prima di tirare. Bogdanovic. 82-78, ma solo 12 secondi da giocare con Bogdanovic che è implacabile. Mette a referto il punto numero 25 della sua partita. E la Croazia sta per strappare il pass per Rio, purtroppo
Bogdanovic, vediamo se pareggia il 26 di 4 giorni fa, ovviamente lo fa, 26 punti. È finita, ragazzi, l'Italia ce l'ha messa tutta, ma ha fallito l'appuntamento ancora una volta, niente Olimpiadi. 5 secondi, 4 secondi, si tira da tre con Aradori, si sbaglia, finita, l'Italia è fuori, l'Italia non va a Rio, ci va la Croazia che vince 84-78, dopo un supplementare, ma sarebbe stata davvero un'impresa per gli azzurri riuscire a vincere dopo il supplementare, viste le forze in campo, visti i problemi di falli, visti da Tome Gallinari fuori per falli, poi anche Bellinelli. È finita così, gli applausi mesti dei 15.000 del Palalpitour verso l'Italia, e fa festa la Croazia. Che brutta scena stiamo vedendo qui al Palalpitour. Croazia batte Italia 84-78. Grazie ad Attilio Caglia per la collaborazione durante la radiocronaca, grazie ovviamente ad Andrea Montone alla parte tecnica, è tutto da Torino. Grazie a tutti, il GR1, a domani.